partecipato a seminario alla Camera di Commercio di Fermo su come le aziende del nostro territorio possono farsi conoscere tramite il web. Ad organizzarlo sono stati i due ragazzi del progetto Made in Italy Eccellenze in Digitale, Ilaria Romagnoli e Walter Gismondi, questa volta affiancati da un ospite d'eccezione. Questo è il nostro terzo seminario di gruppo. Durante questo seminario abbiamo strutturato la giornata su due parti. Una prima parte un po' più divulgativa, perché abbiamo avuto l'onore di avere come ospite d'eccezione Cristina Fabi. Cristina Fabi è stata una ex stagista, diciamo, di questo progetto, ha iniziato questo progetto 2 anni fa, è stata proprio la prima agli albori e attualmente lavora proprio a Google Dublino come senior account. Lei durante questa mattinata ci ha appunto fatto una panoramica di quello che lo strumento di Google AdWords, quindi della pubblicità nel web, può servire ad un'impresa. Quindi abbiamo visto come possiamo inserire appunto gli annunci nel motore di ricerca e come poter inserire invece i nostri annunci anche in dei siti partner. Successivamente, nella seconda parte, appunto, abbiamo svolto un seminario più pratico, dove proprio alle imprese abbiamo fatto vedere come una campagna, come strutturare un tipo di questa campagna. Il progetto, promosso da Union Camere in collaborazione con Google Italia, ha visto contattate circa 1000 piccole e medie imprese della provincia di Fermo. Principalmente tramite web, ma anche tramite convegni, eventi, insomma abbiamo cercato di diffondere il messaggio il più possibile. Finora si sono iscritte al progetto circa 50 imprese. Siamo soddisfatti di quel che abbiamo fatto finora e puntiamo a migliorarci nella seconda parte, migliorarci soprattutto nell'assistenza che cercheremo di dare alle imprese che si sono già iscritte, per dare sempre nuovi strumenti e piccoli consigli per poter iniziare questo cammino che poi deve essere portato avanti dalle singole imprese. Cristina Fabi, Senior Account Manager di Google Dublino, oltre a raccontarci della sua emozione ogni volta che ritorna a casa, ci ha aggiornato anche sui continui progressi della sua carriera in Google. Per me è sempre un piacere tornare perché mi sento anche un po' a casa qui in Camera di Commercio. I ragazzi, quindi Ilaria e Walter, sono molto bravi, molto intraprendenti e per me è stato un piacere aiutarli oggi su una sessione più complessa che quella di Google AdWords. Sono anche venuti qualche settimana fa a Dublino, dove abbiamo fatto un corso di formazione e hanno raccontato alcune storie di successo. Dalle prime impressioni vedo che il territorio risponde bene come allora. Naturalmente un paio di anni fa eravamo proprio nelle fasi iniziali, pilota, quindi era un progetto completamente nuovo. Invece mi ha fatto molto piacere vedere anche la presenza di molte imprese oggi che sono qui ad ascoltare questo seminario. Seguo sempre come consulente il mercato italiano, quindi le imprese che utilizzano Google AdWords. Come potete immaginare, la carriera in Google cresce molto velocemente, quindi ormai, anche se sono passati solo 2 anni, sono considerata una senior, quindi una persona abbastanza avanzata, e in questo caso nell'ultimo anno in particolare ho lavorato come consulente per le agenzie di comunicazione. Nella sua relazione, la Fabi ha aggiornato gli imprenditori sulla continua crescita dei numeri del web e, anche se l'Italia rimane ancora un po' indietro, ha invitato tutti ad usare i nuovi strumenti digitali, un credo che è sempre nelle parole di Graziano Di Battista, presidente della Camera di Commercio, che non ha fatto mancare la sua presenza. Un piacere vedere tanta partecipazione di giovani, segno che stiamo cogliendo appunto nel segno. A parte il gioco di parole, abbiamo due ragazzi che sono splendidi, bravi, sanno animare la situazione, sanno coinvolgere i giovani e le aziende. A me però stamattina non può passare sotto silenzio la presenza di Cristina, perché è stata la prima a proporre questo progetto, l'ha saputo animare al meglio, ha saputo creare interesse nel territorio, ma non solo nel territorio, anche a livello nazionale, tanto che il direttore di Google Italia partecipò a Milano al Migame perché avevamo spostato questa iniziativa su Milano, dove sappiamo ci partecipano solo del territorio 300-400 aziende, oltre a quelle altre che sono presenti in quella manifestazione. Ecco, questo è uno dei casi dove le persone capaci, cervelli, sono persone che si impegnano, che hanno evidentemente alcuni numeri che possono esprimere, e oggi la vediamo con grande soddisfazione, merito di un territorio che sa esprimere giovani come questa, la vediamo assunta da Google a Dublino. E però, ecco, vedi, quando
questo è il messaggio che a me piace far arrivare. Quando ci sono giovani capaci è importante aiutarli e anche mandarli all'estero perché facciano le esperienze, perché poi o attraverso il web, quindi ci colleghiamo online, o vengono fisicamente e abbiamo anche più piacere averli qui, ci portano delle indicazioni, ci fanno cogliere al meglio quelle che possono essere le opportunità che il web ci propone, ma anche delle conoscenze, dei meccanismi che altrimenti probabilmente non riusciremo a conoscere, perché è evidente che nel cuore di Google ci sono dei piccoli segreti che solo chi ci lavora, solo chi è all'interno e chi ha anche l'intelligenza di saperli cogliere, ci può poi riportare come patrimonio. Quindi dicevo prima ai ragazzi che questo è un patrimonio nostro, è una bella ricchezza, approfittiamone nel senso positivo del termine.